Perché ho la netta sensazione che mi pentirò amaramente di questo video. Ah, io sono Flayne, bentornati, siamo qui oggi di nuovo su Pokémon Gioco di Carte Collezionabili Online, ragazzi, finalmente con un nuovo spacchettamento. Vi starete chiedendo perché porti molti meno spacchettamenti rispetto a prima. Se ti fate caso, ragazzi, le ultime sfide delle 4 ex le ho sempre perse. E dato che devo fare penitenze orribilmente assurde, devastanti, psicologicamente... L'ho già detto, comunque fanno schifo. Per preservare intatto il mio fegato, i miei organi interni, tra cui budelle e tutte le altre cose di cui è fatto e che vabbè, ho preferito, diciamo, raga, concentrarmi un po' di più su altro. Parto subito col dire, ragazzi, che ho già estratto il vincitore del Mega Charizard X. E si tratta di... dove cavolo l'ho messo? L'ha vinto Riccardo. Non dico cognome per privacy. Comunque registrerò, ragazzi, anche il momento in cui scambierò il Mega Charizard X. Ma prima di cominciare, ragazzi, anche oggi rituale, anche oggi, ragazzi, like challenge per dimostrare che siamo più H, più macaco che caga i tappi di sughero. Anche perché, madonna santa, povero macaco. Al di là di tutto è già impressionante quanto sia poco serio questo video. E questo, ragazzi, il mi piace dovrà essere messo esclusivamente con il naso. Quindi non solo che sotto dovrete sigillare mi piace, ma dovete anche scrivermi il modo con cui l'avete messo. Ovvero, ragazzi, qualsiasi tipo di trick, non lo so, avete mummificato il telefono, avete messo mi piace con il naso col telefono mummificato. E il modo più H, ragazzi, apparirà nel prossimo video. Una volta fatto tutto, ragazzi, sigillate il mi piace con l'hashtag Televisorcio. E la sfida, ragazzi, delle 4 ex che dovremmo subire nel caso non dovessimo trovare 4 carte ex, ce la lancia Gianmarco Cianni. Ovvero, come penitenza, non dovrò utilizzare la lettera L durante le partite, altrimenti dovrò bermi, ogni volta che sbaglio, ragazzi, una spremuta di limone. Poi, ragazzi, a sorsi, perché se bevo un bicchiere così di succo di limone al tempo, tre parole che passo da oriente a occidente, ragazzi, finisco probabilmente all'ospedale a fare la lavanda gastrica, come piace a mia madre. Ci tenevo a ringraziare, ragazzi, Emanuele Galdelli e Davide Andreotti, perché mi hanno veramente mandato tantissimi pacchetti. Parto col dire che ho paura, ho veramente il terrore. Quasi quasi, ragazzi, io comincerei con un Plasma Storm, visto che non abbiamo mai cominciato con quelli. Per favore, non trovarmi lo schifo, altrimenti c'è da buttarsi giù per un crepaccio. Vai così, Articuno, per favore, non fare il figlio di covata d'uova, ecco, poi sicuramente è stato covato anche quello. Tra l'altro, ditemi un attimo la teoria di come è nato Articuno. Qui, ragazzi, abbiamo un ignorantissimo Lunaton che non è affatto male. Poi, ragazzi, partiamo subito con la carta, perché dobbiamo scoprire se c'è una carta ex dietro questa. Ah, raga, come al solito non conterò le carte turbo, cioè nello scorso episodio le ho contate, raga, ma oggi mi sento abbastanza fortunato. Siamo partiti, ragazzi, abbastanza di merda, ma non demordiamo, ragazzi. Noi siamo ancora qui pronti. Pronti per trovare questo. Direi di partire subito con la prima carta, raga, con la prima carta reverse. Speriamo che sia una carta ex. Ti prego, dammi la carta ex. Attenzione, abbiamo un Tona Troia, ragazzi. Ci abbiamo un vaso, un tartavaso, ragazzi. Abbiamo un Torterra. Passiamo subito con l'ultima, che deve per forza essere una carta extra, ragazzi. Deve essere per forza. No. No, porca troia, ragazzi, sono le vespe. Ultimo pacchetto Plasma Storm, ragazzi, ne abbiamo già aperti tre. Mi viene già voglia di buttarmi giù dal balcone. Due carte rare, anche questa volta un Solrock, ragazzi. Prima, oddio mio, ci sono i gatti. No, non li voglio i gatti, ragazzi, sono presagio di sventura. Quindi partiamo con la prima carta rara, ma so già che va a finire male. So già che va a finire male, lo so, non lo so, puttana, un uccellaccio di plastica. E non mi serve una fottuta minchia, quindi mi auguro che l'ultima carta sia una carta ex. Dico bene? No. E adesso, ragazzi, ho capito forse perché non ho mai iniziato con il Plasma Storm. Perché 9 volte su 10, ragazzi, ci ingroppano di traverso. Prossimi pacchetti, ragazzi, che andremo ad aprire sono loro. Gli Evoluzione, gli XY Evoluzione. Ne apriremo 3, ragazzi, anche di questi. Per favore, Charizard, fai il bravo. Diciamo che il Mega Charizard Full Art mi manca, ragazzi. Una delle poche ex di questo set che mi manca. Quindi, per favore, Metapod, tu che c'hai lo sguardo così fiero, che se fossi una persona saresti un pornatore. Sempre che non l'abbiano già utilizzato come giocattolo erotico, ragazzi, mi sta venendo il vomito. Per favore, non darmi un tappo di sughero, puttana troia, sono un Electro, non mi serve un... Ragazzi, non so voi, ma a me comincia a salirmi lo stato. Prima carta, ragazzi, per noi abbiamo un fighissimo Gyarados. Ragazzi, non è male, non è male. Tra l'altro, mi mancava Gyarados, o forse l'avevo già trovato. No, raga, in teoria dovrebbe mancarmi, non l'ho ancora trovato. O forse l'ho trovato, ma non fa il reverse. Comunque, ragazzi, fa un sacco di danno ed è bellissimo. Io so già che l'ultima carta è un ex, ragazzi, lo so. Tanto, ragazzi, che ci crediate o no, lo noto ora che quello che ha in mano Farfetch non è un bastone come ho sempre pensato, ragazzi, ma è realmente un porro. Cioè, raga, praticamente Farfetch ha in mano una cipolla. L'avevo detto, ragazzi, che non è normale quel Pokémon. Prossimo pacchetto, ragazzi, ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo pacchetto XY Evoluzioni, sì, purtroppo. Vedo già un Koffing e un Sorcio. Per favore, ragazzi, abbiamo due carte rare, quindi io spero seriamente di trovare una carta X, perché qua si mette male. Prima carta rara, ragazzi, per noi, attenzione, abbiamo finalmente, ragazzi, una Turbo.
una fottuta carta rara diversa dalle solite. Meno male, ragazzi. Non ho avuto mai modo, ragazzi, di provarlo, ma deve essere OP in un modo incredibile. Come una patata. Coglioni, io che ho detto che non conto le turbo. Ragazzi, ultima carta rara. E lo so che qua c'è un extra, ragazzi. Lo so. Io sono convinto che in questa carta, ragazzi, abbiamo un altro cazzo di sorcio. Ma raga, serio, non c'è scritto fogna comunale, non c'è scritto discarica. Non devi trovarmi i ratti che non me ne faccio di niente, che sono inutili e poi vanno a mangiare il formaggio. I prossimi pacchetti che andremo ad aprire, ragazzi, sono tre antiche origini. Sento già in qualche modo, ragazzi, le canzoni orientali che si insediano in me, quindi probabilmente la perderemo, ragazzi, questa sfida, ma io ci spero fino all'ultimo. Non si può mai dire, raga, anche perché nello spacchettamento mi sono salvato proprio alla fine. Oddio mio, i gatti, no, no, non i gatti, raga, per favore, non i gatti, abbiamo due carte rare. Abbiamo anche un Golurk, ragazzi, che fa un danno atroce con doppio razzo. Se esce due volte testa può fare 180. Io farei zero, eh. Andiamo con la prima carta rara. Abbiamo un Regice. Porca. Vabbè, raga, comunque mi mancava nel mazzo di acqua, ci sta veramente bene. Ultimissima carta, ragazzi, abbiamo un Metagross. Vabbè, ormai ne avrò 50 di Metagross, raga. Niente, sono già condannato. Cioè, non so, ne perdo tipo 7 pacchetti. Abbiamo ancora 13 per trovare 4 carte extra. Vengo a dormire, casa tua, eh? Non ci avrei mai creduto. Prossimo spacchetto, ragazzi. Attenzione, abbiamo. Vedo già un Magikarp e le piove. Raga, madonna che schifo, raga. Doppietta di gatti, non ce la faremo mai. Non troveremo mai niente in questo pacchetto. Quando si trovano i gatti, si trovano le porcate. Adesso, raga, giro questa carta. E infatti abbiamo una merda di Porygon che sembra il misto tra un Oca e un computer. Ragazzi, mai fare copiare un Oca con un computer che salta fuori questo. Anche se devo ammettere, ragazzi, che schianto cibernetico accoppiato con l'abilità di Raticate non è niente male. Ultimissimo pacchetto antiche origini, ragazzi. Siamo al nono pacchetto e di ex ancora, ragazzi, non c'è traccia. Invece di gatti, cotone, roba del genere, ragazzi, sempre. Ultima carta rara per noi, ragazzi, attenzione, abbiamo ancora. Io, ragazzi, non so voi, ma sto per invocare il falco pellegrino. Direi proprio di farmi 4 stirpe dei draghi, ragazzi. Speriamo che Giratina ci porti fortuna. Per favore, Giratina, non farmi trovare i tossicodipendenti, ti prego. Cioè, ragazzi, sta finendo malissimo sto pack opening. Andiamo subito con la carta, ragazzi. Lo so che trovi qualcosa di schifoso. Puttana troia, basta. Ragazzi, ne sta uscendo un video più fine della farina 00. Piccioni e due carte rare. E lo so che qua dentro c'è qualcosa di bello, ragazzi. Lo so, me lo sento. Quindi partiamo subito con la prima carta rara. E ti prego, non trovarmi le mutande di Edoardo Raspelli. No, però c'è andato vicino. Che comunque, ragazzi, quest'Ampharos è abbastanza interessante. Con Magneto Muro, ragazzi, siamo stronzi veramente a livelli epocali. Ultima carta rara per noi, ragazzi, attenzione, abbiamo un Garbodor. Il sudicione, lo schifoso porco da discarica. Che comunque, nonostante la sua orribile faccia, penso sia il Pokémon più brutto che abbiano mai inventato. Comunque, ragazzi, è una carta veramente fantastica. Con Garbotossina possiamo annullare qualsiasi abilità dei Pokémon in gioco. Penultimo pacchetto, stirpe dei draghi. Oh, lui, no, doveva essere il penultimo. Oddio mio, ragazzi, subito i gatti. Poi, ragazzi, carta rara. Andiamo subito con la carta rara. Per favore, dammi una carta ex. Abbiamo un Hydreigon. Allora, raga, mettiamo le cose in chiaro. Tra poco parte un concerto di imprecazioni. Che al confronto il torneo di briscola giù all'angolo è la via Crucis. Quindi per favore, pacchetti non fate mia madre. Ultimissimo pacchetto stirpe dei draghi, ragazzi. Che faccia ha questo, tra l'altro, ragazzi? Com'è possibile? Come può uno avere una faccia del genere? E adesso, ragazzi, carta rara. Per favore, abbiamo. Ragazzi, non dico niente. È arrivato il momento di aprire, come al solito, due pacchetti generazioni. Ne abbiamo aperti, ragazzi, circa 13. Quindi se non troviamo due carte ex in questi due pacchetti, sì che non è buona. Una carta rara. Nonostante il Magikarp, nonostante i piccioni, ragazzi, e il Diglett Bob Marley, noi sappiamo che qua dietro c'è una carta ex. Carta rara per noi abbiamo. Sì, ragazzi, sì, Mystic X, finalmente la prima X. Non è una delle più belle carte che si potessero trovare. Comunque, un X finora l'abbiamo trovata. Ne mancano ancora tre e abbiamo circa a disposizione 6 pacchetti. Non vorremmo, raga, avere il culo grande come un abbonato al McDonald's, cosa che non succederà veramente mai. Secondo pacchetto generazione, ragazzi, attenzione, vediamo Pikachu, Paras, come sempre. E vabbè, non so cosa faccia dentro quel buco, ragazzi. Un fighissimo Golbat, lo sappiamo, questo è premunizione di X, ragazzi. È presagio, è quello che è, insomma. Andiamo con la carta, ragazzi, attenzione, abbiamo un Golbat, una nuova fottuta carta X per noi. Non l'avevo ancora, ragazzi, questo mi mancava e fa veramente un danno atroce. Le cose stanno andando secondo i piani, ragazzi. Mancano ancora solo due carte X e circa mancano tipo 5 pacchetti, sì, ragazzi, all'incirca mancano 5 pacchetti. E per i prossimi pacchetti, ragazzi, rischieremo, perché nei prossimi ci affideremo a lui, il maledetto Pony. Il pacchetto più ignorante, più stupido che ci sia in giro, ragazzi. Lo apriamo, ci affidiamo a lui per trovare una carta ex. Anche perché tra questi devo dire che è uno di quelli che me ne ha trovate di più. Carta rara per noi abbiamo.
Sì ragazzi, Kyurem Nero X. Non so quanti Kyurem Nero X ormai ho. Tipo due full art, due normali. Ne ho 5, potrei farci un mazzo solo Kyurem Nero X. È arrivata la terza X ragazzi, 4 pacchetti. Ci dividono dalla sfida persa ragazzi. Ribaltiamo tutto ragazzi, possiamo ancora farcela. Vaffanculo ragazzi, apriamone subito un altro. Che se siamo in botta buona riusciamo a trovare già un'altra X. Ragazzi lo so, sono i piccioni che ci portano culo. Non trovarmi lo skip, andiamo. Una fottuta rana tossica. Questo rende anche il pony stronzo, perché ti fa credere, no, di farti trovare le carte buone, poi ti ingroppa proprio a sangue. Vabbè raga, apriamoci subito il prossimo pacchetto del maledetto pony. Ti prego pony, non fare il bastardo per favore. Ne ho bisogno più che mai di una fottuta carta X ragazzi. Questo è il terzo ultimo pacchetto e per fortuna abbiamo due carte rare. Andiamo con la prima carta rara. Abbiamo uno Zeb Strike. Ultima carta rara per noi ragazzi, attenti. Sto per sbroccare malissimo. Ultimi due pacchetti ragazzi, mancano solo due pacchetti. Poi probabilmente dovremo diventare d'oriente. Ma io ragazzi ci credo, so che troveremo un ex. E Groudon ci aiuterà ragazzi, Groudon ce la farà trovare. Prossimo pacchetto non so cosa aprire. Qua tra l'altro abbiamo una cappa santa che non avevo ancora. Ti prego Groudon, non fare lo stronzo. Carta rara per noi ragazzi, carta rara per noi. Attenzione, abbiamo... Allora, c'è da dire che non è stato stronzo perché è uscito. Però è uscito male. È come la gallina che partorisce un'oca. Cioè... c'ha senso. Ultimo pacchetto ragazzi, ultimo pacchetto di questo spacchettamento. E per forza dobbiamo trovare una carta extra ragazzi, per forza. Altrimenti nel prossimo video dovrò fare la sfida orientale. Due carte rare, avevo doppia possibilità per trovare una carta extra. C'è da dire che se contavo anche le turbo quest'ora mi ero già salvato. Vabbè raga, partiamo con la prima. Trovami una carta extra ragazzi, la troviamo ora, siamo a cavallo. Per favore carta rara per noi, abbiamo un Oxerneas. Vabbè raga, non è male per il fatto che sembra tipo si sia messo in testa lo scalpo di Oh. Siamo fottuti ragazzi, ultima carta rara, dopodiché siamo fottutamente fottuti. Ultima carta rara per noi ragazzi, carta rara per noi, abbiamo... Cosa chiede a San Gennaro? E niente raga, le piovre ci condannano alla sfida orientale. Nel prossimo episodio dovrò parlare esclusivamente senza utilizzare le R, ovvero sostituendole con le L. Come piace a mia madre. Vabbè ragazzi, abbiamo perso la sfida come da pronostico, anche se fino all'ultimo siamo stati lì. Se contavo ragazzi le turbo già dall'inizio, puttana troia, mi sarei salvato. Vabbè, troviamo un altro Kyurem Nero X, un altro Mewstick ragazzi, e lui Golem X. Io spero ragazzi comunque che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo ragazzi come sempre a 6.000 mi piace per un prossimo spacchettamento. Raga, mi sono totalmente distrutto la voce, non parlo più, ho urlato come un deficiente. Io spero comunque ragazzi che questo video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto di lasciarmi un bel mi piace e un commento ragazzi. Iscrivetevi al canale se volete, trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti come al solito ragazzi. E che dire, qui da Flame, dallo spacchettamento perso ragazzi, dalla sfida orientale che dovrò affrontare nel prossimo episodio. Consigliatemi già qua sotto ragazzi le prossime sfide per i prossimi spacchettamenti nel caso non dovessi trovare 4 fottute carte X. Qui da Flame è tutto, bella lega. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.